Gianni Colacione per Libri.tv, oggi è 22 marzo 2013, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, qui nella sede di Torre Argentina. E siamo in compagnia di Sandro Gozzi, membro del PD, adesso non so bene se ha degli incarichi, ce lo dire lui, magari sono stato un po' troppo generico. E ovviamente registriamo la particolarità di questa partecipazione, soprattutto in relazione al fatto, come sanno tutti i radicali, che Bersani stesso aveva detto che questa legislatura con i radicali non si facevano accordi per avere appunto una legislatura più tranquilla. Ecco, su questo iniziando un commento da parte di Sandro Gozzi. Rispetto al rapporto con i radicali, è noto che io ritengo che sia stato un errore non fare l'alleanza con i radicali, sia stato il frutto di una serie di malintesi, incomprensioni e diffidenze crescenti delle due parti, sia del Partito Democratico che dei radicali. La ritengo un'occasione persa, perché ritengo che nella mia idea del Partito Democratico i radicali dovrebbero starci a pieno titolo. Poi c'è stati una serie di episodi che hanno più percepiti che reali, che hanno portato di fatto a un'assenza di dialogo. Lo ritengo un'occasione mancata, e ritengo comunque che il rapporto e il dialogo tra Partito Democratico e Radicali debba continuare. Per quanto riguarda i miei impegni in Parlamento, l'ho già detto, sono certamente pronto a portare avanti tante battaglie che condivido con i radicali. Sono anche disponibile a promuovere con altri, immagino, questa proposta di intergruppo Amnistia, Giustizia, Libertà, ma soprattutto portare avanti alcune battaglie fondamentali, a partire dall'amnistia, da tante questioni legate ai diritti civili, la legge elettorale, la riforma della Costituzione in senso presidenziale o semipresidenziale, assieme a un'altra legge elettorale, i temi europei di cui ho avuto occasione di parlare anche al Comitato Nazionale. Queste sono delle battaglie che mi accomunano da sempre ai radicali e a personalità rilevanti del Partito Radicale come Emma Bonino, Marco Pannella, ma ho lavorato benissimo con la delegazione radicale che avevamo alla Camera, e credo che bisogna proseguire su questa via, ed è questo un po' il senso della mia presenza, di mettermi anche a disposizione, adesso che i radicali non hanno deputati, diciamo unicamente radicali, non doppiate essere in Parlamento. Io certo, sulle battaglie che condivido, sono disponibile a portarle avanti anche in Parlamento. Sì, infatti, come accennavi, doppie tessere ce ne stanno. In area PD abbiamo anche ovviamente Roberto Giachetti, che salutiamo, gli facciamo i complimenti perché è vicepresidente della Camera, quindi è importante, lo salutiamo e gli facciamo auguri di buon lavoro ovviamente. Senti Sandro, io siamo ovviamente, uscendo un pochino dall'ambito radicale, in Italia siamo in attesa appunto che si riesca a mettere su un governo e così via. Queste difficoltà probabilmente sono frutto anche, anzi penso decisamente frutto dei risultati elettorali che un pochino hanno diviso in modo quasi equo queste tre grosse forze, no? Gli esiti elettorali, che per un verso o per l'altro sono incompatibili tra loro. Poi ce ne sta una che vorrebbe che le altre due si alleassero per poter, poi ovviamente parliamo di Grillo rispetto al PD-PDL. Però, facendo la scorta, diciamo, di una magari non eccelsa attendibilità dei sondaggi, per carità, abbiamo avuto anche relazioni di Gianni Betto, però a un mese dal voto lo scarto che aveva il PD sul PDL era veramente notevole. Come mai che invece alla fine si è arrivato appunto a vedere un segretario, le prime parole che ha detto un segretario del PD, che ha detto siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto? Effettivamente è così, e dobbiamo riconoscere una certa onestà intellettuale. Il primo dato è che i sondaggisti italiani, diciamo, che non sono particolarmente affidabili, nel senso che effettivamente tutti i sondaggi che avevamo a disposizione indicavano la stessa tendenza con lo stesso margine, quindi è evidente che c'è un problema, che tra l'altro proprio i radicali, mi sembra proprio Mario Staderini, hanno più volte denunciato. Noi abbiamo una situazione paradossale in Italia, in cui abbiamo i sondaggisti che stanno più sui giornali e meno a lavorare sui sondaggi, nel senso che abbiamo avuto una serie di interviste, io non ho mai visto in altri paesi sondaggisti che danno interviste, quindi sono quelli più presenti sui giornali e quelli che ci azzeccano meno nelle previsioni degli anchorman, e quelli che ci azzeccano di meno nelle previsioni, quindi diciamo, c'è già stato un dato che non era emerso.
Poi obiettivamente una campagna elettorale poco combattuta perché è data per scontata, obiettivamente, psicologicamente, io non dico che è stata una scelta deliberata, ma psicologicamente la campagna elettorale era un passaggio, era vissuta come un passaggio in vista di qualcosa che pensavamo di avere già ottenuto, e invece non è stato così, quindi diciamo che questo aspetto psicologico, che forse anche in cui lo stesso Bersani probabilmente è caduto quando diceva io sono la lepre, bisogna inseguirmi, cioè era il tutto era in un'ottica come se la campagna non fosse un passaggio, ma un passaggio scontato. Poi abbiamo riscoperto, ma non c'era bisogno di aspettare questa campagna elettorale, che Berlusconi non sa governare ma è maestra a fare la campagna elettorale. E soprattutto abbiamo sottovalutato il fatto che nell'ultima settimana gli indecisi nostri ex elettori sono andati in massa o in buona parte verso il Movimento 5 Stelle. Diciamo che queste due dinamiche più questo atteggiamento psicologico è stato pagato a caro prezzo. Io penso che una parte l'abbia fatta anche una certa stampa, anche televisiva. Io penso che il salto, questa è un'opinione, il salto che ha fatto Berlusconi nel momento della campagna elettorale in cui ha cominciato a crederci veramente è stata la sua partecipazione al servizio pubblico. Quella è stata veramente una cosa dal punto di vista giornalistico obbrobriosa e politicamente preoccupante, perché secondo me da lì ha cominciato veramente. E un'ultima domanda volevo farti, uscendo un pochino dall'ambito italiano, ma poi insomma restando appunto in questo ambito diciamo planetario, che è politico, perché accadono delle cose che poi influenzano anche l'Italia, cose peraltro ambito internazionale completamente assente dalla campagna elettorale, se non per l'Europa, ma sempre parlando di fiscalità, di problemi di bilancio e così via. Attualmente il governo Monti ancora in qualche modo sta già mantenendo l'ordine di amministrazione, tra virgolette. E per esempio il caso dei Marò italiani è, mi sembra, una veramente cosa vergognosa che stiamo vivendo. Quella è una sorta anche di attenzione internazionale che si sarebbe dovuta avere, perché insomma si tratta di relazioni con altri paesi, di una dignità, di una presenza. Ecco, è un governo questo qui che comunque è stato appoggiato dal PD e anche dal PDL. Mario Monti, grandi riconoscimenti a livello europeo. Però poi dopo i collaboratori che lui si è scelto sono riusciti a partorire una cosa simile. Il ministro Terzi ha gestito soprattutto in questa fase la vicenda dei Marò in una maniera scandalosa, con un gravissimo danno all'immagine dell'Italia, alla credibilità dell'Italia, danno nelle relazioni bilaterali, e è veramente difficile capire come abbia potuto inanellare in così poco tempo una serie così enorme di errori, perché è chiaro che la vicenda dei due Marò è stata una vicenda sulla quale ha sbagliato prima e ha sbagliato dopo. Ha sbagliato prima perché io pensavo, obiettivamente, mi occupo molto di rapporti con Italia e l'India, quando fu annunciato dal ministro che i due Marò rimanevano in Italia, io credevo che di fatto ci fosse un accordo dietro le quinte con il governo indiano, vi togliamo la patata bollente, ci sarà una settimana di forti polemiche in India e poi, ma è stato evidente che invece questo non è accaduto. Nonostante questo, nonostante non ci fosse questo accordo, il ministro ha voluto mantenere i due Marò e poi vengono rinviati dopo tre settimane, con grave danno anche per le famiglie. Tutta la vicenda è stata gestita in maniera incompetente. Allora, questo è il paradosso: un diplomatico, un ambasciatore, un tecnico che dovrebbe sicuramente magari non avere una grande visione politica, forse, eventualmente, ma dovrebbe avere in mano la tecnica delle relazioni internazionali, che ha gestito la cosa in maniera disastrosa, disastrosa per l'immagine dell'Italia. La scelta alla fine di farli rientrare è stata dolorosa per tutti. Non so quanto servirà ai rapporti bilaterali italo-indiani, credo di sì, certamente l'immagine dell'Italia ne esce devastata.
Sandro Gozzi, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità su Liberi TV. Questa intervista presto verrà pubblicata nell'ambito di più o meno nell'arco di 24 ore. Ti invitiamo magari a dargli un'occhiata a Liberi TV, una web TV. Ogni venerdì facciamo delle serate di diretta. Oggi siamo qui, ci siamo divisi, sta andando intanto la diretta. Come puoi vedere da questo monitor che facciamo via Skype e poi mandiamo niente in diretta sul sito. Buon lavoro e soprattutto auguri a questo, diciamo, relazione in qualche modo a questo tentativo di intessere delle relazioni speriamo fruttuose tra radicali e il PD. Grazie, buon lavoro a voi. E certamente il centrosinistra riformatore europeo, europeista, federalista e liberale che io e altri con me hanno in testa è un centrosinistra che vede i radicali protagonisti assieme al Partito Democratico, e per questo dobbiamo lavorare insieme. Grazie ancora.